parlare di questa importante diciamo normativa che dal governo centrale è stata varata a dicembre dell'anno 2022. Nella fattispecie parliamo dei ruoli che unicamente sanzioni e interessi raggiungono la cifra dei 1000 euro. Da un punto di vista normativo generale nostro, nazionale, che cos'è che lo Stato dice? C'è questa nuova agevolazione verso i cittadini, diciamo per la quarta volta, ovvero è possibile lo Stato stralciare tutti gli oneri accessori e andare incontro ai cittadini che in questa fase non sono riusciti ad onorare i loro debiti verso lo Stato. Demanda però in questa legge facoltà agli enti locali di disciplinare, di recepire questa normativa e palesarsi nei confronti dello Stato relativamente ad ogni posizione sugli enti locali. Nella fattispecie il nostro comune avrebbe dovuto, in condizioni di normalità, dire se aderire o recepire o meno questa normativa. Nella fattispecie poi di prassi tecnica, gli enti comunali in ordinaria amministrazione, cosa che non è il comune di Caulonia, non avrebbero dovuto in alcun modo palesare la volontà, salvo che avrebbero dovuto deliberare solo ed esclusivamente nel caso in cui non avevano intenzione di recepire la normativa. Perché questo consiglio comunale è stato convocato e perché questa maggioranza ha ritenuto opportuno dover parlare di questa normativa? Il comune di Caulonia, come ben tutti sappiamo, vive una fase economica difficile. Abbiamo un dissesto che all'alba dei 5 anni dell'insediamento dell'organismo straordinario di liquidazione ancora non vede la fase conclusiva. Questa maggioranza appena insediatasi ha dovuto subito scontrarsi con una situazione economica di particolare difficoltà, tale per cui abbiamo dovuto dare corso ad un piano di riequilibrio. Dunque, la situazione del nostro comune è abbastanza articolata e complessa e nei riguardi della normativa abbastanza anche articolata nel capire chi fa cosa. Perché il consiglio oggi? Noi siamo di fronte ad, come leggeva il Presidente, a una deliberazione della Commissione straordinaria di liquidazione. Giusto, dico io, anche perché la normativa nazionale parla di ruoli fino al 2015, al 31-12-2015. Ergo, nel nostro comune, i ruoli fino al 31-12-2015 sono di competenza della Commissione straordinaria di liquidazione, la quale in completa autonomia, come da normativa, in un proprio atto, in una propria deliberazione, disciplina di non recepire la normativa nazionale. Ora, su tale deliberazione mi riservo di poter dire la mia. Vero è che un organismo straordinario di liquidazione debba fare la propria parte, debba tutelare in via prudenziale quelle che sono le casse dell'ente comunale, ma è pur vero che, secondo me, l'organismo straordinario di liquidazione non rappresenta il mio ente e non dovrebbe essere l'organo deputato a deliberare su una tale scelta. Ovviamente questa maggioranza, nel recepire questa deliberazione, ritiene opportuno prenderne atto,
perché è doveroso da parte nostra nel rispetto dei ruoli che ci contraddistinguono, ma è altrettanto opportuno da parte nostra dire che questa amministrazione avrebbe voluto comportarsi in modo diametralmente opposto alla deliberazione, ai contenuti della deliberazione dell'ordine. Avrebbe voluto tendere la mano ai cittadini, avrebbe voluto instradare un percorso di pace veramente sociale, che forse la legge emanata dallo Stato in un certo qual modo cela all'interno delle pieghe dei suoi commi. Quindi purtroppo su questa cosa qui diventa più una questione amministrativa, di diritto amministrativo. Ovviamente noi dobbiamo palesare quello che è il nostro intento, dobbiamo palesare quella che è la nostra intenzione politica e dobbiamo dire ai nostri cittadini, e lo facciamo tramite consiglio comunale, in modo tale che possa essere tutto messo a verbale e messo di fronte, palesato alla comunità con un atto formale, dove questa maggioranza esprime che la volontà non era quella di rimanere nello stato in cui oggi ci troviamo, ma di dare uno scossone sociale e di poter ristabilire un clima di dialogo con i cittadini, non soltanto un clima prettamente contabile dovuto, tanto sono i ruoli, tanto dobbiamo riscuotere, iniziamo come ha fatto Lord con pignoramenti, con azioni coatte. No, c'era un clima di dialogo dovuto e questo poteva essere un trampolino di lancio per qualsiasi amministrazione. Sta di fatto che anche alcuni si sono trovati in difficoltà, sindaco. Anche altri enti che sono stati in dissesto non hanno seguito la stessa strada di Caolonia. Non c'è, la normativa non pone un'interpretazione univoca, ma molte altre realtà si sono comportate in modo differente dal nostro. Alcune altre hold hanno demandato al Consiglio, io reputo oggi qui e lo dichiaro e prego il segretario di metterlo al verbale, che sia il Consiglio l'organo deputato a disciplinare sulla materia, non una commissione tecnica imposta dall'esterno. È il Consiglio l'organo supremo che rappresenta i cittadini, vero è tale che nel rispetto nostro della legalità, di quanto dice la normativa, rispettiamo anche la deliberazione dei commissari, ma non mi sento di dire, e non per essere eversivo nei confronti di una inciviltà nel rispetto delle norme, ma nel rispetto di quello che il Consiglio oggi qui rappresenta, ovvero la volontà popolare che è stata espressa 7 mesi fa con le elezioni comunali. Siamo noi, il Consiglio, maggioranza e minoranza, che deve discutere su questi importanti temi. Apro una parentesi, mi piace qui che la componente di minoranza oggi sia assente, anzi la prego di mettere agli atti questa nota che scarichiamo da Facebook in attesa di avere la nota formale protocollata per PEC. Il Consiglio Comunale è stato convocato secondo quanto stabilisce il regolamento, non quanto dichiarato in modo, diciamo, barbino su queste convocazioni di Facebook. Riteniamo, infatti, noi non scriviamo su Facebook, abbiamo convocato il Consiglio. Il Consiglio oggi è in seduta straordinaria e i cittadini saranno resi edotti di questa seduta consiliare e dei contenuti di questa seduta consiliare, anche perché questo Consiglio, credo e reputo, colleghi, che possa essere l'anticamera di ulteriori discussioni, perché la materia non si concluderà con la scadenza del 31 gennaio, perché c'è molta discordanza nelle interpretazioni. E il secondo step sarà poi il 30 giugno, dove le amministrazioni dovranno dire il dischetto. Coloro i quali hanno avuto la fortuna di poter aderire alla manovra nazionale dovranno comunicare i vari discarichi al Ministero dell'Economia. Detto ciò, vi prego, prego tutti, prego voi colleghi, di
di prendere atto di questa nostra deliberazione importante e prego la segretaria di sottolineare nelle chiose finali che il nostro intento, la nostra volontà era sicuramente di poter aderire alla legge 197 e quindi di poter dare respiro ed aiuto ai nostri concittadini, soprattutto in quelli che ad oggi non sono riusciti ad onorare i propri debiti nei confronti dell'ente. Grazie, signor Presidente.